Grande successo per il primo one man show di Luca Bono al Teatro Ambra Iovinelli, L'Illusionista, diretto da Arturo Brachetti con le musiche originali di Alex Britti. Un percorso spettacolare e tecnologico tra illusioni di grande effetto scenico ed emotivo, manipolazione di oggetti e close-up. Un lavoro teatrale autobiografico con un messaggio forte: mai smettere di inseguire i propri sogni. Allenamento, determinazione, motivazione possono far superare gli ostacoli e far realizzare anche i desideri più impensabili. Il rapper romano Noyz Narcos ha presentato nel Lazio, con un doppio appuntamento a Roma presso la discoteca laziale e quella latina, il suo ultimo album, Enemy. Il disco anche un bellissimo omaggio a Gabriella Ferri nel brano Sinnò Memoria. Il Teatro Olimpico di Roma, per l'ottava edizione del Festival Internazionale della Danza di Roma, l'omaggio al cineasta aragonese Luis Buñuel della compagnia di Miguel Ángel Berna, ballerino e coreografo di Saragozza, fra i principali esponenti spagnoli della danza di oggi. Il festival prosegue con una festosa notte zigana questa sera e domani 18 aprile, e si chiude con il flamenco il 19 e 20. Mentre al Teatro Brancaccio, Angela Finocchiaro e Laura Colino proseguono l'avventura delle Calendar Girls, testo teatrale tratto dall'omonimo film. Fine degli anni 90 in Inghilterra, un gruppo di donne di mezza età di un'associazione femminile legata alla Chiesa realizza un calendario di nudi artistici per una raccolta di beneficenza. L'iniziativa fa scalpore, le modelle sono le attempate signore dell'associazione, la location dello shooting fotografico o la sala parrocchiale accanto alla chiesa, sede dell'associazione. Prima di darvi appuntamento